Un principe geniale. Non c'è niente di meglio. Ascolta ciò che dico. È bello avere un genio per amico. Ciao amico, ben arrivato. Hai visto che bella questa lampada? No, 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 che cosa hai capito? Non sono diventato all'improvviso padrone di un genio dei desideri, no. E questo qui è un regalo che mi ha fatto, Pignalenti e Pignalenti fa, uno dei 20 fratelli di Shirin. Ti ricordi come si chiama? Genio Abu Zazà. Esatto. Sai, l'ho ritrovata dentro ad un baule polveroso in soffitta. E adesso la stavo lucidando ben bene. Certo che, a pensarci bene, se fosse come la lampada di Aladino, a strofinarla bene potrebbe uscire fuori un genio, capace di realizzare ogni mio desiderio. Ma sai che ti dico? A me non importa se questa non è una lampada magica. No, perché, vedi, per realizzare i miei desideri, io non ho bisogno di un genio. Ad esempio, uno dei miei desideri è quello di incontrare i miei amici del Fantabosco. E per farlo basta andare al chiosco. Facile, no? È proprio grande avere un genio per amico. Vediamo. Una torta al cioccolato. Una meringa. O un biscotto di pan pepato. Ah, uffi, ma perché è così difficile scegliere? Se almeno arrivasse Milo, lui saprebbe darmi qualche consiglio. È proprio bello avere un genio Milo! per Eccoti amico. finalmente! Non ce la facevo più ad aspettarti. Senti, ho assolutamente bisogno di un tuo consiglio. Acci Pignoletta, e di che cosa si tratta? Si tratta del mio desiderio del giorno. Ho deciso di usarlo per fare merenda, solo che, vedi, non so che cosa scegliere. Beh, Shirin, io direi che puoi tenere il tuo desiderio del giorno in serbo per qualcos'altro. La merenda te la offro io. Ah, quanti dolcetti, grazie! Che buoni! Però aspetta, allora potrei chiedere, che so, un giocattolo nuovo, Oh, Miro, ma com'è difficile scegliere? Shirin, sono sicuro che nelle 7 stanze da gioco che ci sono nella tua lampada ci saranno 1.000 giocattoli tra cui scegliere, no? Sì, certo, però io vorrei. Vedi, Shirin, forse tu non ti rendi conto che sei già molto fortunata ad avere la possibilità di realizzare magicamente un desiderio al giorno. E direi che non è il caso di sprecarlo per qualcosa di cui non si ha bisogno, non credi? Forse hai ragione tu, sì. Sagge parole, Milo. Shirin, perché non usi la tua magia per aiutare un amico, cioè me? Principe Giglio, dunque che cosa posso fare? E avrei bisogno di un oggetto un po' speciale, magari che venga dai regni di Fiaba d'Oriente. E sai, principessa adesso è a letto con l'influpigna e volevo portarle un regalo. Oh, mi dispiace. Beh, ho capito, ci penso io. Assonai, No, Masannai, aspetta, Dara. aspetta, 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 perché sono sicuro che tu potresti portarle questa e principessa odessa apprezzerebbe molto. Per tutti gli spadini spuntati. È bellissima. In effetti io non avrei saputo fare di meglio. Visto? Anche senza la magia siete riusciti a realizzare i vostri desideri. E poi, come dice la canzone, è meglio non esagerare con gli incantesimi. Ci sono fate che sbagliano le formule e fan carrozze con zucche un poco marcione, così le ruote si staccano per stradola lasciando a piedi la bella Cenerentola. Succede a volte a streghe poche spertole di trasformare i principi in lucertole, perché non sanno far bene gli incantesimi, così trasformano in lille rincentesimi. Però tu puoi realizzare desideri, anche senza la magia. Perché i sogni quelli veri non son solo fantasia. Senza dire abracadabra, bim bum bam, sacadù. Con la testa e con il cuore li puoi realizzare tu. La lampada e si addormentano al lume di una lucciola. I desideri se li giocano a briscola. Quelli
con il padrone che spesso poi l'imbrogliola. E certi maghi nelle rocce mettono spade truccate che non hanno il manico. Con la magia, amico, non si scherzola, questo si impara nel mondo della favola. Però tu puoi realizzare i desideri, anche senza la magia. Oh, 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 perché i sogni quelli veri non son solo fantasia. Senza dire abracadabra, bim bum bam, salacadù. Oh, 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 con la testa e con il cuore li puoi realizzare tu. Realizzare i desideri, anche senza la magia. I sogni quelli veri non son solo fantasia. Hey, hey, hey. Miro, mi hai convinta. Andrò nella mia lampada a cercare qualche mio giocattolo. E per questa volta, niente magia. Ciao. Ciao, Sirina, mi raccomando, non correre troppo. Beh, più che una genietta, mi sembra una lepre. Offrimi un buon blumele, per favore, Milo. Subito, principe Giglio. Oh. Ecco qua. Un bicchiere di blumele fresco. Acci, pignoletta. Shirin è uscita così di corsa che ha dimenticato qua la sua merenda. E corri, portaglielo. Vaderò io qui al chiosco. Ma sei sicuro di quello che dici? Ma certo. È il minimo che possa fare dopo un dono così meraviglioso. Grazie, e torno prima di subito. Non ti preoccupare, ci vaderò io qui. Un lille, un misero lilleretto per tutti i miei disonorati servigi. È certo che il barone, quel taccagno, mi paga sempre meno. E dove andremo a finire se andiamo avanti così, mi chiedo? No, dove andremo a finire? Che cosa brilla lì sotto? Vuoi vedere che un gonzo ha nascosto un tesoro dentro all'albero cavo? Ah no! È la casa della genietta. Dicono che al suo interno contenga tappeti preziosissimi. Se riuscissi ad aprirla! Quella malfidata ha messo l'antifurto, e figurati, non me ne va mai bene una. Vabbè, andrò a cercare il malaffare del giorno altrove. E figuriamoci. Che bello, sceglierò tra i miei giocattoli. Ma come mai la mia lampada è qui? Io l'avevo messa nell'albero cavo. Ah, sarà meglio entrare dentro a dare un'occhiata. Eh no, momento, ci ho ripensato. Non posso aprirla, ma potrò provare a venderla all'emporio del malandrino. Come vorrei ricavarci qualche bel lilleretto. Comanda, padrone. Padrone? Che vuol dire? Shirin! Shirin! Milo! Hai dimenticato la... che succede qua? Succede che Vernio ha espresso un suo desiderio mentre ero nella mia lampada e così è diventato il mio padrone. Come? Che state dicendo? Se un genio all'interno della sua lampada sente qualcuno esprimere un desiderio, ne diventa subito il servitore. Per tutti i verbi verminosi! Che fortuna sfacciata! Vernio, non vorrei approfittartene, vero? Adesso esprimi il desiderio del giorno per restituire la libertà a Shirin. E fossi matto! Quando mi ricapita un'occasione così? Vermio, non puoi rifiutarti. Senti, ha ragione, purtroppo lui. È la legge dei geni di fiaba, io la devo rispettare. Beh, ecco. Sentito, folletto? E ora sciò, via via, che devo lavorare sul mio desiderio quotidiano. Shirin, ti prometto che riusciremo a risolvere questa faccenda. E tu, Vermio Malgozzo, non credere di farla franca. Parola di folletto. E sai che paura. Torniamo a noi. Cosa posso chiedere oggi? Questa lampada è davvero bellissima. Sono sicuro che principessa Odessa piacerà moltissimo.
nello studiolo reale starà fantapignosamente bene. Principe Giglio! Principe Giglio, ho bisogno del tuo aiuto. È successa una cosa gravissima, terribile, una catastrofe. Ma di cosa parli? Vermio è diventato padrone di Shirin e si rifiuta di liberarla. Cosa? Quel marrano dovrà vedersela con me, parola aspetta, di sangue. Aspetta, aspetta, non dobbiamo pensare a Vermio, ma dobbiamo pensare a Shirin prima di tutto. Insomma, dobbiamo convincere Vermio a renderle la sua libertà. E per fare ciò dobbiamo usare l'astuzia e non dobbiamo agire di spada. Sì, temo che tu abbia ragione. Ma non sarà un'impresa facile. Uno come Vermio rinuncerà difficilmente a poter esaudire un desiderio al giorno. Aspetta un pignuto. Forse ci sono. E se al Fantabosco arrivasse un genio molto più potente di Shirin, capace di esaudire ben 3 desideri al giorno? Spiegati meglio. Io potrei fingere di essere padrone di questo potentissimo genio e proporre uno scambio con Shirin. E Vermio, avido come è, sicuramente non si lascerà sfuggire questa occasione, no? Questa è un'idea luminosa. Ma e dove lo troviamo un genio così? Beh, semplice, lo farai tu. In cantina ho tutto quello che ci serve. Dai, presto, non c'è un pignuto da perdere. Ecco, guarda, questa barba è quella che fa per noi. Che bella! Un sacchetto pieno di lilleri? No, uno scrigno pieno di pietre preziose, no, meglio. Una spada intarsiata d'oro zecchino, ricoperta di rubini, tempestata di diamanti. Io non ho mai visto nessuno di più avido. Certo che non è mica facile decidersi, e poi un desiderio al giorno è poco. Ma senti, senti con che razza di padrone mi tocca di trattare. Ma zitta, lasciami concentrare. E va bene, come desideri, padrone. Dunque stavamo dicendo, una spada preziosa. Eccoli, Vermio non ha ancora espresso il desiderio del giorno. Perfetto. Allora, tu rimani qui finché non ti chiamo. Come desideri, padrone. Non c'è niente di meglio, ascolta ciò che dico. È bello avere un genio per amico. Che bello, mi lo sei tornato. Lei di nuovo qui. Senti, folletto, fatene una ragione. La genietta è una mia proprietà e non ho intenzione di liberarla, è chiaro? D'accordo. Che peccato però, perché io volevo proporti uno scambio interessante. Però se non sei interessato... Uno scambio? E sarebbe? Si dà il caso che anche io sia diventato padrone di un genio della lampada. Ma molto potente, eh? Capace di esaudire ben 3 desideri al giorno. Ma se non ti interessa... Ma mi credi così babbeo da crederti? Vabbè, allora stai a guardare. Genio Abu, salta su, servitore di misteri, sentinella di tesori, esaudisci i desideri e salta fuori. Come comanda, padrone? Per tutti gli avvoltoi. Genio, mio genio, vorrei un sacchetto pieno di lilleri d'oro. Ogni tuo desiderio è un ordine, padrone. Oh, per le perle del Marajà. Bravissimo collega, eh? Vediamo un po'. Sì, ma questo non è che il primo desiderio. È in grado di esaudirne altri? Stai a guardare. Genio, mio genio, vorrei uno scrigno pieno di pietre preziose. Come desideri, padrone. Oh, vediamo un po'. Che ti dicevo? Per tutti i vermi verminosi. Funziona davvero. Bene, allora, Vermio, hai deciso? Userai il desiderio del giorno per liberare Shirin? Sì, va bene, ma una condizione. Oltre il genio, mi prendo le monete e lo scrigno. Prendere o lasciare. D'accordo, va bene, prendi tutto. Ma adesso libera Shirin. Sì, è un piacere fare affari con te, folletto. Dei miei desideri, esaudiscine uno. Io voglio che tu, genia, non esaudisca nessuno. Sei libera. Ah, sono libera, Milo!
Poche ciance, qua la lampada. È tutta tua. Shirin, andiamo al chiosco. Sì, io non so davvero come ringraziarti, Milo. Sì, sì, andate, andate, che ho da fare col genio, tu. Sei pronto a esaudire il mio terzo desiderio? Non vedo l'ora, padrone. Bene, voglio, voglio una spada tempestata di diamanti, degna di un grande cavaliere. Eccola, ti ci infilzerò, marrano. Principe Giglio? Ma le monete e lo scrigno, allora... Ma guardale, non sono altro che cioccolatine e caramelle. Sì. Ma non me ne va mai bene una. Pensare che potevo almeno tenermi la tegnetta. Avanti, poca ciance, alla reggia. Sì. Principessa Odessa penserà che punizione darti per aver limitato la libertà di Shirin. Avanti! Metapino! Monete di cioccolato e caramelle! Avermio sarà preso un colpo e ha avuto davvero un'idea geniale. È la giusta punizione per la sua avidità. Senti, Milo, io voglio ringraziarti davvero tanto, perché se non fosse stato per il vostro aiuto, mi sarei ritrovata a servire Vermio per il resto dei giorni della mia vita. Ma figurati, non ti avremmo mai lasciata nelle sue grinfie. Sai, Milo, in verità io ho imparato una cosa oggi, che il mio desiderio più grande è essere libera, e per questo non serve la magia, ma serve l'aiuto e la presenza di amici come te. Grazie, grazie davvero. Beh, ora però vado a raggiungere Principe Giglio. Ciao! Ciao, Shirin! Ah! La mia merenda! Ciao, Shirin, mi raccomando, chiudi le finestre della tua lampada quando sei dentro! Acci, pignoletta, amico, hai visto che avventura oggi? E se penso a Vermio, che per un po' di tempo è stato padrone di Shirin, acci, pignoletta, mi vengono i brividi. È proprio vero. Non c'è nessuna magia al mondo più grande dell'affetto dei nostri amici. E io, come Shirin, non desidero altro che ritrovarli ogni giorno qua al mio chiosco. Ah, anche te, Io ti aspetto ogni giorno, quindi ci rivediamo qui, promesso? Ah, e prima di salutarci però, hai voglia di cantare insieme a noi la canzone che hai ascoltato prima? Per questo desiderio non c'è bisogno di nessun genio della lampada. Sì, basta soltanto l'aiuto della nostra amica Melevisione. Stretta la foglia, larga è la via, la storia è finita, ma non andar via. Fiore felice, foglia di pianta, prima si dice e ora si canta. Ci sono fate che sbagliano le formule e fan carrozze con zucche un poco marciole, così le ruote si staccano per stradola lasciando a piedi la bella Cenerentola. Succede a volte a streghe poche spertole di trasformare i principi in lucertole, perché non sanno far bene gli incantesimi, così trasformano il lille in centesimi. Però tu puoi realizzare i desideri, anche senza la magia. Oh oh oh, perché i sogni quelli veri non son solo fantasia. Senza dire abracadabra, bim bum bam, sacadù. Oh oh oh, con la testa e con il cuore li puoi realizzare tu. E si addormentano al lume di una lucciola. I desideri se li giocano a briscola con il padrone che spesso poi li imbrogliola. E certi maghi nelle rocce mettono spade truccate che non hanno il manico. Con la magia, amico, non si scherzola, questo si impara nel mondo della favola. Però tu puoi realizzare i desideri, anche senza la magia. Oh oh oh, perché i sogni quelli veri non son solo fantasia. Senza dire abracadabra, bim bum bam, saracadù. Oh oh oh, con la testa e con il cuore li puoi realizzare tu. Oh oh oh, perché i sogni quelli veri non son solo fantasia. Hey hey hey. Ha ha ha. Oh oh oh.
trovi solo cose buone, perché questa è la tua tele, questa è una televisione che va bene. Mele, televisione, tele, tele chiediamo.